Una buona serata a tutti, cari amici. Abbiamo tanto, tanto di cui parlare in questa serata. Dopo una giornata, insomma, in cui sono stato un po' impegnato, non sono riuscito a portarvi nessun video, ma stasera recuperiamo ampiamente con un riepilogo generale su tutti gli sport invernali, insomma, che hanno coinvolto oggi i colori azzurri, perché veramente c'è tanto, tantissimi argomenti di cui parlare, con una giornata veramente, potrei dire, quasi storica per i nostri colori, visto che sono arrivate ben 3 vittorie da 3 sport differenti: una nello sci alpino, nel gigante di Courchevel, una invece nel gigante parallelo di snowboard, e l'altra nello sprint dello sci di fondo. E io andrei in ordine cronologico, partendo da Marta Bassino, partendo da questa atleta straordinaria, Marta Bassino, che a Courchevel ottiene il secondo tempo nella prima manche, il primo nella seconda manche, va a rimontare anche Petra Vlhova, che si deve accontentare della terza posizione, seconda invece una super Sarah Hector, che ottiene il suo terzo podio in carriera. Ma Marta Bassino ha palesato anche oggi a Courchevel, anche oggi in condizioni difficili, anche oggi in condizioni avverse, in condizioni che probabilmente non la mettevano a suo agio, di essere la numero uno assoluta, da questo punto di vista, nel gigante, perché è veramente la numero uno in questo momento. Marta Bassino è un'atleta che è maturata, è un'atleta che ormai veramente è consapevole del suo talento. Ci ha messo un po' a sbocciare, ma adesso abbiamo veramente un potenziale crack, perché Marta Bassino, oltre al gigante, va molto forte anche in velocità. Ha dimostrato di avere anche margine in slalom, e chissà che davvero non possa diventare, anzi io ne sono sicuro che lo diventerà, proprio per come anche ha dimostrato di essere umile, di essere veramente molto molto focalizzata su quello che fa, ed è davvero un'atleta straordinaria, Marta Bassino, una professionista esemplare, che sono sicuro davvero arriverà a ritagliarsi delle soddisfazioni straordinarie, e non credo ci metterà tanto anche a sbaragliare la concorrenza nella Coppa del Mondo generale, perché è veramente un potenziale straordinario, perché appunto in velocità va forte, in gigante va forte, si può migliorare anche in slalom, e a quel punto diventerebbe un punto di riferimento, probabilmente anche con potenzialità superiori anche della straordinaria Federica Brignone, che lei una Coppa del Mondo l'ha vinta l'anno scorso, se non comunque celebrata al meglio, viste le contingenze comunque dovute al Covid, come lo sappiamo. Non è stata celebrata a dovere, insomma, un po' la Coppa del Mondo, le 3 Coppe del Mondo alla fine che sono arrivate, nel finale della stagione scorsa, quella di Michela Mojoli, quella di Dorotea Wihrer e quella di Federica Brignone. Però è un'impresa gigante quella dell'anno scorso della Brignone, perché è la prima Coppa del Mondo della storia dello sci alpino femminile, e non credo appunto aspetteremo così tanto tempo, perché appunto le potenzialità ci sono tutte per Marta Bassino, per rivederla davvero anche lei al top, appunto superiori per me a quelle anche della Brignone, superiori a quelle di Sofia Goggia, in queste 3 meravigliose campionesse che formano in questo momento una valanga azzurra, una valanga rosa, che ricorda un po', insomma, quella maschile nella generazione in cui uscì Alberto Tomba, perché una generazione così veramente al femminile non l'abbiamo probabilmente mai avuta. E oggi veramente penso che la gara l'abbia vinta nella prima manche, perché ha limitato i danni, nonostante le condizioni difficili, nonostante tutte le difficoltà del caso.
Peccato per Federica Brignone, perché nella prima manche ha accusato tanto, nella seconda ha recuperato, è arrivata quinta, però insomma anche lei ottiene veramente un grandissimo risultato. E probabilmente appunto se avesse contenuto maggiormente nella prima manche anche lei avrebbe ottenuto un altro podio. Quindi 2 vittorie su 2, Marta Bassino prima con un ampio margine, perché ha ben 75 punti di vantaggio su Petra Vlhova nella classifica di specialità del gigante, che penso sia, per come sta scegliendo Marta, un obiettivo alla portata per questa stagione. E già ottenere la prima coppa di specialità, insomma, ci darebbe già la dimensione di dove possa arrivare questa atleta piemontese, che davvero penso abbia pochi limiti, perché ha una naturalezza di sciata, veramente il talento. Per esempio, una Vlhova è un'atleta costruita, perché comunque nello sci si può costruire tanto. Si può costruire tanto, però se hai una grande base alle spalle, chiaramente ti aiuta. E Marta Bassino è veramente un talento naturale, in più ha tantissima voglia di sacrificarsi, tantissima voglia di migliorarsi. E quindi insomma, è davvero un'atleta da tenere in considerazione nei prossimi anni come assoluta regina del nostro movimento al femminile dello sci alpino. Ed è tornata alla vittoria anche Federico Pellegrino. È tornata alla vittoria Federico Pellegrino a Davos, anche lui atleta di intelligenza rarissima. Io ho sentito delle interviste sue, parla già da dirigente in pratica dello sci di fondo. E oggi ha dominato Davos, non ci sono veramente stati avversari. Dopo un anno e mezzo torna a vincere, e quest'anno insomma è un'annata comunque importante per poi avvicinarsi al grande obiettivo di Federico, che sono le Olimpiadi del 2022, perché a coronamento di una carriera straordinaria per un atleta che non ha un talento scintillante, debordante come può avere Kleibo, però l'intelligenza, la testa, la voglia di fare sacrifici e la voglia di costruirti ti porta là, ti porta nell'Olimpo, ti porta assolutamente ad ottenere questi grandi, grandissimi risultati. E oggi ha veramente stradominato la sprint con quella sua intelligenza, con quel suo modo di correre che hanno i grandi fuori classe. E Federico veramente dalla sua carriera ha ottenuto tantissimo in relazione al talento naturale che ha, e quindi veramente, veramente bravissimo anche lui oggi. E davvero, speriamo davvero che riesca a chiudere la carriera nel migliore dei modi l'anno prossimo, anzi, insomma, tra 2 anni praticamente. Con le Olimpiadi, perché se lo meriterebbe una bella soddisfazione alle Olimpiadi, perché davvero questo ragazzo merita anche l'oro olimpico, proprio per come è intelligente, perché è di intelligenza rara, perché ci sono quelli che vincono con il talento, che vincono con la base che ha alle spalle. Lui si è costruito lavorando, si è costruito umilmente, e quindi insomma forza Federico, perché è un idolo veramente, è un idolo e un punto di riferimento anche lui per il nostro movimento. Ma a 40 anni continua a dominare ed è punto di riferimento ed è detentore della sfera di cristallo del snowboard, Roland Fischnalle, che oggi è tornato ed è tornato alla grandissima. Nella gara italiana ha veramente sbaragliato la concorrenza in una doppietta straordinaria per l'Italia oggi, perché veramente arriva una doppietta bellissima per i nostri colori, con Aaron Mansch secondo, quindi una finale tutta italiana. A Cortina veramente abbiamo sbaragliato la concorrenza, anche qui insomma, Cortina chiaramente sarà una località che ci potrebbe portare soddisfazione, sarà la località olimpica. Ora Roland Fischnalle la vedo dura, arrivi al 2026, anche se è un atleta di questo tipo,
c'è da aspettarsi di tutto e si meriterebbe davvero di essere il portabandiera lui anche alle Olimpiadi del 2022, perché in tutti gli sport invernali è un personaggio di carisma, è un personaggio positivo, veramente positivo per l'energia che porta e per l'esempio che riesce a dare anche ai giovani. Quindi assolutamente straordinario, il nativo di Bressanone che continua veramente a vivere una seconda giovinezza, lui che oggi ha conquistato la vittoria numero 19 in carriera. Insomma, davvero bellissima, bellissima questa doppietta, con peraltro una tripletta sfiorata con Mirko Felicetti che è stato soltanto battuto nella finale del terzo posto contro l'austriaco Karl. Poteva arrivare addirittura un'epica quasi irripetibile tripletta. Comunque è arrivata una doppietta straordinaria. Roland Fischnaller è rimasto una splendida certezza. E adesso finiamo di commentare con il Super G maschile e il biathlon maschile e femminile, perché abbiamo ricevuto delle indicazioni. Abbiamo ricevuto delle indicazioni dal Super G di Val d'Isère, perché intanto abbiamo rivisto Dominic Paris al cancelletto e già questo ci fa tanto 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 piacere, perché per rivedere il vero Dominic Paris dovremo aspettare un pochino, chiaramente, ma non abbiamo assolutamente fretta, intanto l'importante era ritrovarlo ad alti livelli, perché già tornare e rimettere sulle gambe una gara è diverso dall'allenarsi. Quindi è già ottimo il fatto che oggi sia tornato. Poi, a prescindere poi dal 16° posto che ha ottenuto, Dominic Paris ha fatto assolutamente bene subito a tornare a fare tutte le prove dei giorni scorsi e a testare anche un po' la condizione. Io ho la sensazione che il vero Dominic Paris lo potremmo rivedere forse non a Bormio, però Kitzbühel sì, già sulla Strife potremmo forse rivedere il vero Dominic Paris, anche se io sognerei subito di rivederla a Bormio, perché se rivediamo il vero Dominic Paris a Bormio, ne vediamo delle belle, perché Paris a Bormio è un connubio che veramente nella storia dello sci hanno in pochi. Paris a Bormio è spettacolo, Paris a Bormio ormai ci ha posto le fondamenta, su una pista veramente straordinaria, una pista bellissima, ormai Paris c'è di casa e la sa interpretare come nessuno nella storia ha saputo fare, veramente in una pista bellissima. Ecco, io sono un grande amante delle discipline tecniche, però le emozioni che dà la discesa di Bormio, ancora di più per me della Strife a Kitzbühel, le danno veramente pochissime gare di sci. Sono quelle, a me, le mie due gare preferite sono appunto, la discesa di Bormio, soprattutto quando è completa, quando è lunga, quando è quella da 1 minuto e 50, quella completa dove si fanno i vuoti, dove si fa la differenza, come ha fatto l'anno scorso il nostro Dominic Paris e anche in altre occasioni. E poi il gigante, lo slalom di Adelboden, soprattutto il gigante di Adelboden, perché lì sei un po' nell'università, insomma, del gigante, con quel muro alla fine, con quel pubblico che ti acclama sin dalla partenza, è veramente straordinario. Ecco, ma penso che la gara che poi subirà anche il maggiore effetto negativo della mancanza del pubblico sarà proprio quella di Adelboden. Comunque, a parte tutto, speriamo di rivedere Paris, il vero Paris sin da Bormio, perché vivremo un grande spettacolo, ma anche se insomma tornerà il vero Paris sulla Strife, veramente su quelle due piste, cioè sono le piste più difficili e Paris ha sempre vinto sulle piste più difficili, il che vuol dire che ha una marcia in più, che
che hai un qualcosa in più. Paris in discesa ha un qualcosa in più. E se riesci veramente a tornare quello pre-infortunio, ne vediamo delle belle anche per la generale, perché l'anno scorso l'ha vinta Kilde, ma Kilde ha raccolto anche più punti in velocità grazie all'assenza di Paris. Paris in velocità, il Paris che sta bene in velocità, veramente lo possono battere in pochissimi. Forse un Beat Feuz o un Vincent Krichmeier o un Matthias Maier tirati veramente a lucido, ma quando Paris è veramente al top neanche questi atleti lo reggono. Appunto, forse Foyt gli può stare alla pari quando anche lo Svizzero al top, però è veramente un atleta straordinario Paris, quindi speriamo di ritrovarlo a breve ad altri livelli. Intanto oggi è stato bello rivederlo, e rivederlo come al solito aggressivo, come al solito propositivo, è partito come una furia, come sempre al massimo, al limite, è il bello insomma di Dominic Paris. Ma abbiamo rivisto anche un ottimo Innerhofer, che lui alla fine il ritorno vero era oggi, perché l'anno scorso aveva corso qualche gara, però poi aveva lo Stasus da infortunato, quindi è tornato quest'anno, è arrivato ottavo, veramente un buon super gigante per Innerhofer, un super gigante vinto da Mauro Cavieze, che proprio l'anno scorso ha vinto la Coppa del Mondo di specialità. Secondo Seyrested, il norvegese, e terzo l'austriaco Christian Walder. Passando invece a fare un bilancio un po' sul biathlon, direi che oggi comunque il bilancio può essere positivo, perché intanto la staffetta femminile ci ha dato grandi, grandi sensazioni, grandi risposte, perché è arrivato un quinto posto per l'Italia dopo il sesto di Contiolatti, e un quinto posto veramente prezioso. Per me si poteva ottenere qualcosa di più, ancora di più, perché forse, però siamo veramente nel campo delle ipotesi, mettendo la Schneider prima frazionista e non seconda, poteva difendersi meglio sugli sci. Però insomma siamo veramente sul campo delle ipotesi, siamo sulle sottilezze, siamo veramente, insomma, ci stiamo attaccando anche a cose complicate, perché chiaramente la Schneider avrebbe potuto difendersi meglio in prima frazione per il semplice fatto che partono tutte accorpate ai più punti di riferimento in pista, e di conseguenza ti puoi difendere meglio. Nella seconda frazione comunque la Schneider si è difesa grazie fondamentalmente al poligono, ha trovato uno zero. Si chiedeva questo alla fine alla Schneider, di difendersi in qualche maniera, e assolutamente l'ha fatto, in qualche modo, anche se ha perso troppo, soprattutto nell'ultimo giro, insomma, e si poteva tranquillamente fare qualche cosina di più. Però insomma in generale è stata un'ottima staffetta. Ecco, l'unica cosa forse di mettere la Schneider in prima e Vitozzi in seconda. Però anche Vitozzi non ha fatto un cattivo segmento. Dorothea Wyrer ha dato altre grandi risposte sugli sci, ha guadagnato su Eckhoff, ha guadagnato su Anna Oberi, che oggi addirittura si è fatto un giro di penalità. Anna Oberi irriconoscibile rispetto all'Anna Oberi dominante di Contiolatti. Ci ha pensato sua sorella Elvira poi a rimediare, ad ottenere il terzo posto ai danni di Herman, seconda la Francia, prima neanche a dirlo la Norvegia, che dopo un piccolo passaggio a vuoto insomma si è subito ripresa. Ma appunto un'Italia quinta grazie a due ottime frazioni di Vitozzi, ma soprattutto appunto di Wyrer. Ma la cosa che mi ha impressionato di più oggi è l'evoluzione anche di Federica Sanfilippo, perché Federica Sanfilippo ha veramente fatto una frazione notevole. Poi l'Italia ha chiuso in tutto con tre ricariche, quindi al poligono ha veramente fatto la differenza, ma la Sanfilippo mi è piaciuta tanto, perché si è difesa alla grandissima sugli sci e soprattutto ha tenuto il passo anche nel finale ad Herman e ad Elvira Oberi, si è staccata soltanto alla fine, dimostrando veramente intanto una gara che dà fiducia, e poi che anche lei sugli sci se la può cavare, oltre che ottenere buone percentuali al poligono. Ma insomma lei, soprattutto all'inizio della carriera, sembrava veramente un bel talento,
Quindi bisogna darle anche un po' fiducia. Intanto è una gara questa che può darle tanto morale per il proseguo della stagione, perché oggi mi è piaciuta veramente tanto. Veramente, forse la migliore delle italiane in considerazione alle aspettative che c'erano, perché Vitozzi e Vides sapevamo che comunque stavano crescendo, avevano disputato anche un'ottima sprint ieri, partiranno in buone posizioni alla fine per il seguimento, settime e ottave, a un distacco limitato. Domani proprio ci sarà l'inseguimento con Vitozzi che parte proprio subito prima di Wider. Quindi insomma vedremo un po', però ci sarà da andare a riprendere intanto all'Imbieca. Domani andrà peraltro all'assalto del pettorale giallo di Anna Oberi. Vedremo un po' se riuscirà la bielorussa a strapparlo. Fatto sta, appunto, le azzurre si sono comportate bene anche oggi in staffetta e sono arrivate veramente sensazioni confortanti. E se Federica Sanfilippo è questa, e magari si fa anche un piccolo cambio, cercando anche di far evolvere un po' la Schneider e cercare di far evolvere anche questa biatleta, visto che è ancora molto giovane, comunque deve accumulare esperienza, se non sbaglio è del 98, insomma, deve accumulare esperienza in Coppa del Mondo, però chiaramente la tenuta con gli sci deve essere maggiore. Se riuscirà ad evolversi sugli sci, veramente possiamo avere una buona staffetta, perché poi se San Filippo tiene questo livello, è veramente una staffettista molto molto valida, assolutamente. Ha reagito anche alla staffetta di Conti Olacti, dove aveva un po' deluso, invece oggi veramente mi è piaciuta tanto. Come al maschile, comunque, Luca Soffer, che partiva nelle retrovie, ha ottenuto una buona rimonta, è andata a punti, 17esimo, ma l'ottima prova l'ha fatta Bormolini, con un solo errore come Hofer, 25esimo, Bormolini entrambi a punti, appunto Hofer e Bormolini, purtroppo per pochissimo non è andata a punti anche Biona, è arrivato 42esimo, invece 51esimo è lontano 15, 6 errori troppi, come quelli di Biona sono 5. Insomma, troppi troppi errori. Però appunto Luca Soffer ha dimostrato anche oggi di avere una condizione che ha avuto raramente sugli sci. Peccato appunto ieri averla gettata via anche per questi continui errori che arrivano al poligono. Però Lucas, anche lui sta dando buone dimostrazioni, quello sicuramente. Come Bormolini che dopo aver accusato comunque il Covid, come lo sta accusando anche Dominic Vindice, se ancora Vindice non è uscito, ne sta uscendo bene invece appunto Bormolini. Mi fa insomma molto piacere che sia arrivato questo bel risultato. Vedremo se domani arriverà appunto il risultato sia nella staffetta, sia nell'inseguimento femminile. Appunto oggi ha vinto Fillon Maillet, che partiva avanti, partiva secondo, e il francese è tornato a vincere dopo il bel mondiale disputato l'anno scorso da Antessier. Vedremo domani appunto l'inseguimento femminile. Io mi aspetto Wyrer e Vitozzi protagonisti, perché se partono in quella posizione lì possono assolutamente fare buonissime cose. Fatemi sapere voi nei commenti come ne pensate. La valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Abbiamo fatto un recap, un riassunto generale su questa giornata. Cercate di essere più sintetico possibile, perché insomma c'erano tante tante tematiche da trattare in questo video, in una bella giornata per il ghiaccio italiano. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.